L'uomo dà i soldi alla ragazza. Chiede se è dell'insegnante. L'insegnante mente e dice che alla fine l'ha lasciato cadere dalla borsa. E ringrazia la ragazza per avercela restituita. E le chiede di dire a qualcuno che le l'ha restituito. E dice che è un segreto. Il ragazzo poi arriva e chiede se lo studente sta consegnando qualcosa all'insegnante. L'insegnante dice che è un progetto. Il ragazzo commenta che vuole sapere di cosa si tratta. Dice che è qualcosa di importante. E il ragazzo chiede se è un progetto green. Lei dice di sì. Il ragazzo dice che deve essere molto prezioso. Lei dice di sì. E il ragazzo dice che ora sarà loro, perché può parlare di quello che pensava lei. La donna dice che il progetto è loro. Il ragazzo dice che sarà la metà. Lei dice di sì. E il ragazzo dice che tutti saranno felici. La donna risponde che il bello è che nessuno verrà a sapere niente. E il tizio dice che è un'ottima idea. Poi dice che porterà la ragazza in classe. Chiama la bambina perché lo accompagni. La donna se ne va in fretta. La bambina dice che vuole dire qualcosa. Le dice di parlare. La bambina dice che pensa che la scuola sia molto buona, e purtroppo suo padre ha problemi a pagarla e gli chiede aiuto. Il ragazzo dice che suo padre lo aggiusterà e le cose andranno meglio. Lei è mortificata e i due se ne vanno. L'uomo dà alla ragazza più soldi. Ferma l'insegnante e chiede se è suo. Dice di no e chiede dove l'ha trovata. La bambina dice di averlo trovato sul pavimento. L'insegnante è sorpreso. Dice che pensava fosse l'insegnante. Lei dice di no. La ragazza dice che ha bisogno di dire qualcosa. L'insegnante dice di parlare. Dice che sembra che lascerà la scuola perché suo padre non se lo può permettere. E chiede se l'insegnante può aiutare. L'insegnante dice che avrà un incontro con il direttore generale e ne parlerà. E i due se ne vanno. All'uomo piace quello che ha visto. All'arrivo vede i due professori con molti soldi. Chiedi cosa stanno facendo. Poi dice alla bambina di aspettare fuori. Chiedi cosa sta succedendo lì. Il ragazzo le chiede se è una santa. La donna accanto a lei dice di sapere molto bene di cosa si tratta. E il ragazzo dice che possono condividerlo con lei. E sa benissimo che l'insegnante guadagna poco e può aiutare molto. E dice che l'universo sta collaborando con loro. L'insegnante gentile dice che non lo farebbe mai. E commenta che i soldi devono provenire dalla stessa persona che l'ha perso. E dice che i soldi non sono suoi. La prendono in giro e le dicono che farà finta di non doverlo fare. Lei risponde che ne ha bisogno, ma i soldi non sono suoi. Il ragazzo dice di condividere. Dice che non lo farà. La donna dice di non avere un proprietario, perché l'hanno trovato. La ragazza dice di avere un proprietario. Il ragazzo dice di non complicare le cose. La ragazza dice che lo dirà al regista, perché è la cosa giusta da fare. Mette la borsa sul tavolo e se ne va. Il ragazzo dice che la biasimerà. L'insegnante dice alla ragazza che discuterà il suo caso con il preside e le chiede di aspettare lì. E saluta lo studente. L'insegnante arriva con l'ex preside locale. Dice che oggi il direttore generale nominerà un nuovo direttore di questa scuola, e sarà uno dei tre. I due si rianimano.
e dice che tra poco arriverà il direttore generale. Chiedi pazienza. Perché ha detto che ha finito per ottenere traffico in arrivo. E augura loro buona fortuna, perché oggi uno di loro sarà il nuovo preside della scuola. La ragazza dice che ha bisogno di dire qualcosa. Il regista le chiede di cosa vuole parlare. Dice che i due avevano molti soldi in mano quando è entrata nella stanza. I due fingono di non sapere nulla. Dice di aver visto tutto e hanno preso soldi che non erano loro. La donna si arrabbia e dice che non accetta di essere accusata di qualcosa che non ha fatto, perché frequenta la scuola da anni. La ragazza dice di sapere cosa ha visto. L'ex direttore chiede a tutti di calmarsi. Il ragazzo dice che è assurdo. E la ragazza dice che loro due stavano facendo quello che non avrebbero dovuto. La donna dice che è un'accusa molto grave. L'ex direttore chiede dove sono i soldi. La ragazza dice loro di parlare. Ed entrambi fingono di non sapere dove sono i soldi. La ragazza dice di averli visti con i soldi, ed entrambi sanno dov'è. La donna dice di controllare la sua borsa allora, se ha davvero preso qualcosa. L'ex direttore si scusa e va a controllare la borsa. Tira fuori le cose, ma non trova i soldi. Il ragazzo dice che non ha nemmeno uno zaino. La donna furba dice di controllare anche la borsa della ragazza. Dice di non guardare nessun problema. L'ex preside chiede il permesso e va a cercare nella sua borsa. Vede i soldi e chiede cosa siano. E i due stanno prendendo in giro la ragazza. Dice che sono stati loro due a mettercela. L'ex direttore chiede a tutti di tacere e racconterà al regista tutto quello che è successo lì. Si irrita piuttosto e se ne va. Dice che i due sono disonesti. E il ragazzo prende in giro la ragazza. La donna dice alla ragazza di non dirle una parola. La ragazza è indignata e dice che hanno preso i soldi. Arriva il direttore generale e augura a tutti il buon pomeriggio. E tutti lì lo salutano. Il direttore generale chiede cosa sta succedendo, perché sente delle urla dal piano di sotto. I due dicono che la ragazza riuscirà a spiegare meglio cosa sta succedendo. La ragazza inizia a spiegare che quando è entrata nella stanza, ha visto loro due contare dei soldi, e lì li hanno messi nella borsa per accusarla. Il ragazzo dice che questo è assurdo, perché li ha accusati entrambi, e infatti i soldi erano nella sua borsa. Il direttore generale chiede se è quella borsa e il ragazzo dice di sì. La donna dice che è assurdo essere accusata di qualcosa che non ha fatto. Il direttore generale chiede a tutti di tacere. Chiede se sono quelli a cui si riferiscono i soldi. La donna dice di sì. Dice che i soldi sono suoi. E i due chiedono se la ragazza abbia rubato al capo. Il regista dice a tutti di stare zitti. E dice che la ragazza non ha rubato niente. Perché li ha provati tutti. Ed entrambi danno il cattivo esempio. E poi dice che sua figlia era fuori con i soldi. Ed entrambi hanno preso soldi da sua figlia. E dice che il ragazzo non ha dato il buon esempio e ha persino ingannato sua figlia. Il ragazzo dice di no e la donna, per uscire di scena, finge di essere indignata con il ragazzo. Il direttore generale dice che la donna ha fatto lo stesso. Lei non capisce. E dice che ha persino chiesto a sua figlia di mentire e di non dirlo a nessuno. Lei cerca di inventare una scusa. E chiede che esempio fosse. Poi dice che non avevano nemmeno compassione. Perché ha chiesto aiuto e a loro non importava nemmeno. La donna dice che non era così. E l'amministratore delegato dice che non volevano nemmeno aiutare la bambina. Cercano di inventare una bugia. Il regista gli dice di stare zitto, perché sta parlando. E commenta che l'unica persona che ha prestato attenzione alla bambina è stata la maestra della porta accanto. E dice che ha un cuore molto buono, perché è un'ottima professionista e ha avuto compassione di sua figlia. Il direttore generale che insegna non è solo per insegnare, ma per dare l'esempio perché stanno educando i cittadini.
e ordina a entrambi di lasciare la scuola. Il ragazzo dice che la ragazza ruba i soldi e loro si prendono la colpa. La ragazza dice che non è abbastanza per loro. E il ragazzo se ne va indignato parlando male di tutti. L'ex direttore locale, affrettateli. La donna dice che farà causa alla scuola perché non ha fatto nulla di male. E l'amministratore delegato dice che sono stati fortunati a non aver chiamato la polizia. Il direttore generale si scusa con l'insegnante e la ringrazia per essere un'ottima professionista. Perché tutto era una prova e lei l'ha superata, perché ha mostrato compassione per la ragazza e sa che tutti gli studenti la ameranno come nuova preside. E accoglie con favore la nuova posizione. È felice e abbraccia il direttore generale. E dice che onorerà la sua fiducia. L'ex direttore locale ti dà il benvenuto. Il direttore locale gli chiede di mostrarle quello nuovo. E tutti se ne vanno.